Bentornati ragazzi, sono Sardar52 e oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2, bufera di neve. Nello scorso episodio abbiamo fatto il giro per AIM, abbiamo scoperto tutto su quello che potevamo scoprire sull'Absolute Royal Academy, abbiamo sbloccato la Royal Academy a Tokyo, dove più avanti torneremo perché dobbiamo poi affrontare la vera squadra della Royal Academy, ma in questo momento dobbiamo tornare ad AIM, più precisamente al Molo, perché dobbiamo continuare la nostra avventura e questo episodio credo che verrà un po' più lungo del solito. Ehi! Sono guai! Le guardie dell'Alius hanno circondato l'allenatore. Ah! Corri ragazzo, veloce! Deve essersi fatto catturare cercando di salvare un altro ragazzo dell'Absolute. Allenatore Hillman! Ragazzi, giusto in tempo! Raymond Eleven, se vi opponete a noi vi distruggeremo. E questi da dove spuntano? Accidenti, siamo circondati, non riusciremo mai a batterli. Cosa facciamo, Mark? Non abbiamo scelta, no? Dobbiamo batterli. Ehi, va tutto bene? Ma voi siete? Siamo qui per aiutare Jude. Già, sembra che abbiate un problemino, eh? Sempre a caricare a testa bassa. Studierai mai un piano di gioco più raffinato? Hatch, Walden, Swing, che piacere vedervi. Scusa Jude, abbiamo saputo da Bloom del tuo arrivo solo adesso, siamo venuti il prima possibile. Parleremo più tardi, prima diamo le lezioni a queste teste dure. Ottimo, sapete cosa fare. Lascia fare a noi. È un piacere essere nuovamente guidati da Jude dopo tutto questo tempo. Noi ci occuperemo di questi idioti, voi dovete aiutare quel vecchio rudere che chiamate allenatore. Grazie ragazzi, forza Mark! Quello che ho detto prima dovrebbe essere realtà, e cioè che questo episodio sarà un po' più lungo del solito. Non so se supererà i 35 minuti dell'episodio numero 2, però vabbè, non fa niente. Alla fine dobbiamo seguire la storia, però voglio arrivare a fare la partita contro l'Absolute Royal Academy in questo episodio. E molto probabilmente l'avete già visto dal titolo e dalla copertina, perché sì, la farò e quindi sicuramente sarà quello il titolo. Poi la copertina non lo so, perché devo vedere che scene, perché sì, ci sono altre scene, e questo ve lo posso garantire, che vedremo in questo episodio. Quindi devo vedere quale mettere. Vorrei mettere la squadra dell'Absolute, però non so se ci sarà. Bene bene, sembra che siete riusciti a liberarvi delle guardie. Grazie, ci siete stati di grande aiuto. Non l'abbiamo fatto per te, siamo solo preoccupati per Joe e David. Allora non avevamo detto che l'Absolute doveva essere da qualche parte qua vicino? Dubito che tu possa credere alle parole che escono dalla bocca di un pazzo. In questo posto non vedo nulla qua attorno. Beh, forse dovremmo guardare meglio comunque. E finalmente possiamo per la prima volta muoverci nel molo, perché in realtà la prima volta l'avevamo prima di andare alla Royal Academy, però non l'ho fatto perché dovevamo andare subito alla Royal e volevo andarci subito, ma poi poco più avanti l'allenatore Hillman ci avrebbe fermato e non ci avrebbe fatto continuare. Ora comunque abbiamo tre casse da aprire e se ricordo bene in una di queste tre dovrebbe esserci uno schema, però non mi ricordo che modulo è. Non fa niente in realtà, perché forse giocheremo per tutta l'avventura con il 4-2-2-2, perché è troppo comodo avere due attaccanti. Però se trovo il 4-2-4 forse lo posso utilizzare. Non so se c'è, perché già come modulo è molto strano, e addirittura nel calcio si vede raramente questo modulo, se non mai. Però nei giochi di calcio, ad esempio FIFA, c'è. Però vabbè, che l'ho utilizzato perché è FIFA, quindi si può utilizzare, però avere solo due centrocampisti vi limita. Il capitano dell'Absolute ha detto che si trova da qualche parte qua attorno. È davvero questa l'entrata dell'Absolute Royal Academy? Ma cosa? Non c'è una scuola qui. Hai ragione. Oh, no!
sono loro. Il potere dell'Alius Academy ci ha permesso di risorgere dalle nostre ceneri. Proprio così, ora siamo l'Absolute Royal Academy. Reida. Dark. Ecco perché non siamo riusciti a trovare l'Absolute Royal Academy. È un sottomarino. Quindi il mostro marino di cui ha parlato Oswald doveva essere questo coso enorme. Ehi, David, Joe, veniamo ad aiutarvi. Un momento, ragazzi, entrare da soli è troppo pericoloso. Certa gente non ascolta mai, tipico. Sono sempre i tipi tranquilli a perdere la testa quando la situazione si complica. Jude, tu giocavi in squadra con Sanford e King, vero? Sono ancora in squadra con loro. Capisco. Forza, Jude, dobbiamo fermare Dark e salvare i tuoi amici. Pensaci bene, non abbiamo idea di cosa possa aver macchinato Dark questa volta. Non preoccuparti, lui può usare tutti i trucchetti che vuole. Noi vinceremo sempre giocando pulito e onesto. Quindi ci stai dicendo di salire su questo coso? Certo che a stare con voi non ci si annoia mai. Ragazzi, andiamo. Forza! David, Joe, vi tireremo fuori da lì in un batter d'occhio. Ho fiducia in Mark. Dark non riuscirà a batterli. Eppure ho una brutta sensazione. Sta per accadere qualcosa di terribile. Il gioco vi dà la possibilità di fare tutto quello che volete prima di andare a sfidare l'Absolute Royal Academy. Addirittura, ora che entriamo, ci dà ancora tempo per uscire magari e poi ritornare più allenati o con qualche calciatore in più, perché volendo si può fare quello. Tra l'altro, giusto per curiosità e per divertimento, una volta battuta l'Absolute prenderemo sia Sanford che King in squadra, perché sì. Dark! Quanto tempo, Mark? Guarda, guarda, c'è anche Jude. Dark! Come? Non mi chiami più comandante? Mi ferisci. Cosa hai in mente questa volta? Non capiresti mai i miei piani, tu che non capisci nemmeno il vero significato dell'Absolute. Se non fossi scappato via, ora ti sarebbe tutto chiaro. Non sono scappato via, mi sono solo rifiutato di seguirti ciecamente. Ray Dark, che collegamento c'è tra lei e l'Alius Academy? Anche per me è un piacere conoscerla, Lina, giusto? Ora, vediamo un po'. In effetti mi sto servendo del potere di Sua Maestà l'Imperatore dell'Alius. L'Imperatore dell'Alius? E chi sarebbe? Vuol dire il capo dell'Alius, vero? Prima di tutto, lascia che ti restituisca i tuoi inutili amici. Consideralo un regalo da parte mia. Sì, sì, poveretti. Sembra che Jude vi abbia sfruttati per i suoi scopi ancora una volta. Ah! Ehi! State bene? Stavamo solo giocando un po' e guarda come sono ridotti. Così inutili, non mi meraviglio che Jude si sia liberato di loro. Io te la farò pagare. David, Joe, tornate in voi. Ti batterai con noi. Voglio sapere cosa significa essere come te, avere tutto. David, ti hanno fatto il lavaggio del cervello? Non perderò questa partita per nulla al mondo, non sarò umiliato davanti a... Apriamo le danze, ci sarà da divertirsi, Jude. Ti sconfiggerò, Caleb, e anche te, Dark. Farò fallire i tuoi folli piani adesso, una volta per tutte. E quindi, signori, sta per iniziare la partita tra Raymond Eleven e Absolute Royal Academy, ma tra poco dobbiamo leggere di nuovo perché, come al solito, ci sono altri dialoghi prima della partita, mentre stiamo facendo la partita e alla fine della partita. Ciò che conta è vincere e i perdenti non hanno ragione di esistere, dovresti saperlo. Non sei ancora riuscito a fare pace con il passato, Ray? Mi fai pena. Avanti, diamo inizio alle danze, è tempo di battere questi vecchi amici.
Abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale per voi. Vi sconvolgerà. Non ve la caverete così facilmente. Il calcio è divertimento, non si tratta solo di vincere o di perdere, almeno questo è ciò che penso io. Stavolta però è diverso, vinceremo questa partita e dimostreremo a Raydark che si sbaglia di grosso. Avanti, cancelleremo quel ridicolo sorriso dalla tua faccia, Stonewall! Ed eccoci qua, quindi adesso finalmente possiamo iniziare questa partita, non credo che ci siano altri dialoghi, ma il gioco potrebbe tranquillamente smentirmi. Vediamo un po' la formazione, fatemi vedere se tutto va bene. No, perché c'è Conwell sulla fascia. Voglio Janus. Ho sbagliato, va bene. Comunque, in squadra in questo momento, anzi in campo in questo momento, ci stanno già quelli che ci dovrebbero essere. Credo che il gioco vi chieda di utilizzare Mark, Jude e Kevin per forza. Quindi noi già li avevamo e infatti non ci ha chiesto niente. Però se non li avete in campo, il gioco vi chiederà di metterli sicuramente, perché servono per questa partita. Soprattutto Jude ovviamente, perché è diciamo il protagonista in questo momento. Mark invece, credo che voi in realtà non lo potete mai togliere dalla porta. Ad esempio, quando vi ho detto della squadra con tutte femmine nel filler, se non l'avete visto, sì, ho provato a fare questo gioco giocando solamente con calciatrici e senza utilizzare calciatori, però Mark la maggior parte delle volte non lo potevo mai togliere dalla porta perché è importante per la storia, anzi in realtà non lo potete nemmeno mai togliere dai quattro calciatori che vi dovete portare dietro per fare le partite 4 versus 4, i selvatici, no? Di questo gioco. Ok, però non è un problema, alla fine potete tranquillamente giocare anche con Mark e poi 10 donne, però magari la maggior parte delle partite funziona che potete toglierlo, forse soprattutto per gli amichevoli, credo che lì funzioni, penso proprio di sì, assolutamente. Informazioni importanti su questa partita, come al solito, è sia scriptata che non scriptata, e questa è una delle partite più difficili che si deve giocare in questo gioco, oltre al fatto che sto avendo una sfortuna incredibile perché la palla esce ovunque. Ma questa partita, come detto, sia scriptata che non, significa che voi la dovete vincere cercando di superare lo script, che ok, in realtà è più facile del previsto, però se beccate delle cose a sfortuna è possibile che non ci riusciate. Cosa stai aspettando, Stonewall? È ora di usare quella tecnica! Avanti! Sì, sì, agli ordini! Ehi, Sanford! È arrivato il nostro momento! Bene. Ti stupirò, Jude. Questa tecnica speciale è dedicata a te. Una tecnica speciale? Sarà. No, non può essere. Il pinguino imperatore numero uno! No! David, no, non farlo! Taci e sta a guardare, Jude! David, quella tecnica è proibita! David! Hai visto, Jude? È il mio pinguino imperatore numero uno. David, lo sai che il pinguino imperatore numero uno è proibito? Ti prego, fermati prima che sia troppo tardi. Che succede, Jude? Hai paura che diventi più forte di te? Certo che no, ma non lo capisci? Se eseguissi di nuovo quella tecnica, il tuo corpo... I perdenti non hanno ragione di esistere. Userò il pinguino imperatore numero uno quanto basta per vincere. Con questa tecnica sono forte quanto te, forse anche di più. Raggiungerò un livello che tu non puoi nemmeno immaginare. David, il pinguino imperatore numero uno ha un potere devastante. Sembra che Sanford abbia avuto un cedimento dopo il tiro. Questo come si spiega? Perché questa tecnica speciale è proibita, Jude? Perché gli hai detto di non usarla più? Il pinguino imperatore numero uno è una tecnica ideata da Raydark stesso. Ogni volta che viene usata, carica i muscoli del giocatore di una forza distruttiva. Se usata due volte in una partita, spinge il corpo ai suoi limiti. Se si tentasse di usarla una terza volta... Cosa succederebbe? Vuoi dire che il giocatore non sarebbe mai più in grado di giocare a calcio? Proibire l'uso di quella tecnica è stata la prima cosa che ho fatto come capitano della Royal Academy. Povero David, perché glielo lasciano fare? Non ne ho idea, e poi chi se ne importa? Non mollate, ragazzi! No! Cosa diamine hanno questi tizi? Rischiano la vita per una partita a pallone?
Ed ecco qua il primo script, perché sì, come avete sentito da quello che abbiamo appena letto, sì, Sanford addirittura vorrebbe segnare tutte le volte che può con il Pinguino Imperatore, e se si arriva a 3 volte, no, ok, quindi magari tirerà 3 volte col Pinguino Imperatore, quindi subiremo 3 gol addirittura, e quindi per vincere ne dobbiamo segnare 4? Stiamo dicendo questo? Chi lo sa? Scopriamolo giocando questa partita. Comunque, ho utilizzato il Dragon Crash solo per attivare il morso della belva, perché ho paura che provando a tirare con un tiro normale, King, sì, ok, King riesca a capire, cioè non King proprio, ma il gioco capisce che non ho utilizzato una tecnica speciale e quindi non fa utilizzare la tecnica King, e il morso della belva non solo è forte, ma poi è King, quindi sta giocando come Sanford con tutta la forza che può utilizzare, e quindi parerà la maggior parte dei vostri tiri. Non credo che con il drago alato segnerei. Comunque stiamo per subire il 2-0 con questo Pinguino Imperatore numero 1, perché come lo vogliamo parare? Ah, Jude, accidenti, non sono riuscito a fermarlo, ma almeno dovrei averlo rallentato un po'. Mark, puoi pararlo? D'accordo, lasciatelo a me. Hai fermato il mio tiro? La prossima volta segnerò. Ma ha già eseguito quella tecnica speciale 2 volte. Dobbiamo impedirglielo. Ritentare il tiro potrebbe essergli fatale. Sean, la prossima volta che David si impossesserà della palla, io mi lancerò in difesa. Non possiamo lasciare che esegua un altro Pinguino Imperatore numero 1. Ok, dobbiamo fermarlo, ma perché tu, Kevin? Sono l'unico abbastanza forte da respingere il suo tiro. Inoltre so come si sente. So cosa vuol dire essere disposti a qualsiasi cosa pur di raggiungere il livello di un altro giocatore. Anche io avevo questo atteggiamento nei confronti di qualcuno che fa parte della nostra squadra. Axel Blaze. È per questo che voglio fare qualcosa. David mi ricorda me. Kevin. Ed eccoci quindi finalmente di nuovo in possesso di questa partita. Sì, lo script in realtà è far parare il tiro. Quindi sì, per fortuna si rimane sull'1-0, ma come abbiamo letto, Sanford vuole tirare ancora una volta. Lo farà però nel secondo tempo, anche perché mo mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. E voi però, nel frattempo che succede tutto questo, dovete tentare di arrivare in porta e segnare. Ecco, vorrei riuscire a segnare quest'1-0 prima della fine del primo tempo, ma Scan difensivo vince contro lo scatto repentino, quindi no, non ce la farò, perché ora siamo arrivati a mezz'ora purtroppo. Forse avrei dovuto passare la palla prima a Kevin, così almeno provavo il secondo Dragon Crash e King finiva i punti perché utilizzava il mosso della belva. Bah, ma questi due provengono dalla potente Royal Academy, sono davvero delle schiappe. Essere il capitano di questa marmaglia non è facile, Jude? Ehi, non provare nemmeno a paragonarti a Jude. Hai ragione, perché dovrei paragonarmi ad un perdente come quello? Io sono unico. Non perderò questa partita, costi quel che costi. Non mi interessa cosa accadrà a quei due, la vittoria è tutto. Ma che gli prende? Allenatrice, dobbiamo ritirarci. La partita andrà avanti. Ma allenatrice, questi sono i miei ordini. Voglio creare una squadra di calcio che sia abbastanza forte da battere la Lewis Academy. Perdere questa partita non è ammissibile. Non possiamo smettere ora. Jude! Se ci ritirassimo ora, salveremmo Sanford solo per il momento. Ma se rimanessero sotto il controllo di Darkhold, continuerebbero ad usare quella tecnica. Oh cielo! Dobbiamo continuare a giocare finché non capiranno di aver torto. Dobbiamo dimostrare loro che non servono tecniche proibite per vincere. È la nostra unica possibilità di salvarli. Sei sicuro che funzionerà, Jude? No, ma dobbiamo almeno tentare. Ah, stai guardando, Hillman? La Raymond sta per essere annientata e io sto per rinascere. Dark, il tuo amore per il calcio è perverso, mi fai pena. E quindi siamo sotto di un gol. Della prima volta che succede che siamo sotto di un gol al primo tempo. Potevamo in realtà stare già almeno 2, 3, 4, 5 a 1, però non è capitato. Vabbè sì, calcio stordente esiste, come il calcio stordente 2. E calcio stordente 2 è molto più fallo del calcio stordente, ma ovviamente è una percentuale come al solito. E il gioco, soprattutto in questa partita, non ve li chiamerà mai, ma proprio mai, fallo?
Perfetto, fallo. Ok, me lo sono chiamato. Sì, piangere ogni tanto serve veramente. Comunque, vabbè, passiamola indietro. Gioco, se magari mi facessi andare avanti con la telecamera, potrei riuscire a passare la palla a chi voglio. Ah, magari voi pensate, Sanford ha finito i punti, quindi non lo può utilizzare più il pinguino imperatore. No, non è così. Non è così, ma a noi in realtà non interessa. Facciamo finire i punti a King, finalmente ce l'abbiamo fatta. Così adesso dobbiamo tirare due volte e Sean lo può fare perché ha ancora tutti i punti a sua disposizione. Poi abbiamo anche altri attaccanti, tra Talisman, Conwell e tutti gli altri che possono tirare, Jude compreso. E poi volendo si può mettere Mark in attacco. Non credo che il gioco ve lo faccia fare, però. Però anche Mark ha un tiro, quindi volendo si potrebbe provare. Ed eccola qua, al 10 del secondo tempo, in realtà è fatto apposta, al 10 del primo, al magari 20 forse sempre del primo e poi al 10 del secondo, Sanford utilizzerà tre volte quindi in totale il pinguino imperatore, quindi sì, vi confermo che questa è l'ultima volta in questa partita che la utilizzerà, ma dobbiamo scoprire cosa succede. Ah, cosa? Kevin, ma sei impazzito? Non deve essere stato un granché da vedere, eh? Ah, Kevin! Non riesci ancora a metterla dentro, Sanford? Adesso ti toccherà provarci di nuovo. Sei pazzo! Ti prego, David, fermati! È tutto qui quello che sai fare? Così sei inutile alla squadra. Oh beh, pare che dovremmo continuare a giocare senza di lui. Dovremmo vincere comunque, è l'unica cosa che conta. Mi hai tolto le parole di bocca. Te la farò pagare, Dark. E adesso vi posso dire che abbiamo concluso tutti i momenti script, quindi da questo momento in poi voi avete la possibilità di fare tutti quello che volete, e se già state sul 2-1 tranquillamente è finita la partita, perché dovete semplicemente continuare a non subire tiri, che è la cosa più facile in realtà. Invece io, giusto, non c'è Kevin là in attacco, è una cosa che devo ricordarmi. Potrei cambiarlo? Sì, magari devo cambiarlo, però vabbè, manca poco. Comunque in attacco posso mettere altri. Dovrei però tirare, level up per Victoria e andiamo sull'1-0, questo è per forza. Non so se abbiamo poi abbastanza punti, no, 17 no, peccato, perché così almeno potevo segnare un altro gol con Victoria, sempre provando a tirare da centrocampo, anche se in questa squadra, non dico tutti, però almeno due dei quattro difensori che ci sono hanno dei blocco tiro. Quindi fate attenzione, in questo momento noi abbiamo segnato perché non c'era nessuno davanti Victoria e quindi va bene, però abbiamo finito i punti, quindi posso tirare con Nathan però. Quindi se riesco a tirare da centrocampo con Nathan è fatta, o quasi almeno, poi vediamo chi è che cerca di bloccare il tiro, però dovrebbe essere fatta. Ora, dobbiamo segnare un altro gol per far finire questa partita e vincere noi, non è facile. Soprattutto per via di Kevin che non si muove. Ecco appunto, e sbaglia pure i passaggi. Devo giocare sulla fascia destra. Mi conviene perché non posso mettere pausa. Pausa la posso mettere solamente quando la palla esce fuori. E non voglio buttare la palla io apposta, perché poi ce l'hanno gli avversari. Però manca poco, manca troppo poco. Pure se recupero palla qua, non so se in 3 minuti riesco ad arrivare. Anzi, poco meno di 3 minuti. No, perché l'animazione dura tanto. Sapete che mi sa che finisce in pareggio? Allora, se finisce in pareggio la si deve rifare la partita, e non fa niente, ve la taglio ovviamente. Sì, è finita. Non ce la faccio e finisce in pareggio. Ecco qua, va bene. Il passaggio comunque era preciso verso Sean, avrei potuto tranquillamente segnare, ma vabbè. Un piccolo taglio e abbiamo vinto la partita per 3-0. E a quanto pare la seconda volta, se la sfidate, non è scriptata la partita. David, Joe! Mi dispiace, Jude. Abbiamo fatto una cosa sbagliata, ma ora sono felice. Felice di aver capito cosa significa giocare a calcio come te. Joe! Sei il miglior capitano che abbiamo mai avuto, Jude. Huh. Dark, non mi sfuggirai! Non ti è passato niente per la testa guardando questa partita, Ray? Avrai capito che questo è il prezzo che paga chi insegue la vittoria ad ogni costo. Non hai nemmeno compassione per i tuoi giocatori? Compassione? Non mi interessa la compassione. È completamente irrilevante nel calcio. La compassione è un segno di debolezza. Un giocatore di calcio non dovrebbe mai mostrarne mai. Tuo nonno ha imparato la lezione nel peggiore dei modi, Ivans. Cosa?
Non si torna indietro dalla strada che ho scelto, io guardo avanti. Sono l'unico a poter giudicare se quello che faccio è giusto o sbagliato. Ray. Incredibile, sono proprio delle mezze calzette. Non ci servono perdenti del genere, vero allenatore? Tu sei il più grande perdenti di tutti, Stonewall. Cosa? Ti ho chiesto di portarmi i migliori giocatori, ma questa squadra è una cozzaglia di dilettanti insulsi, te incluso. Insulso a me? Precisamente, la Lius Academy non si interesserebbe mai ad un giocatore come te. Cosa? Credi che non abbia capito che stavi tramando? Pensavi di potermi usare per battere la Raymond e attirare l'attenzione dell'Alius, vero? Ah. Beh, scordatelo. Tra l'altro ho l'impressione che un altro ospite inatteso sta arrivando a ficcare il naso. Abbiamo poco tempo per parlare, ma il non-script era dato dal fatto che il portiere non para e non viene utilizzato il pinguino imperatore nemmeno una volta. Mark! Detective Smith, cosa ci fa lei qui? Sono stato contattato da Seymour, ma questo non è importante. Questa volta non puoi sfuggire, Dark. Ah, Smith. Non hai mai fatto altro che venire incontro al tuo destino. Cosa? Cosa hai fatto? Intende affondare il sottomarino? Accidenti. Rimane solo una cosa da fare. Scappiamo. Forza. Credo che ci siamo tutti. Eh? Dov'è Jude? Cosa? Ah, trema tutto. Sean, cosa c'è? Devo trovare Jude. Mark! Mark, sei soddisfatto ora dopo aver sfruttato i ragazzi in quel modo? Soddisfatto? Certo che no. Non sarò soddisfatto finché non avrò creato la squadra più forte di sempre. Ah. Jude, vuoi sapere qual è stato il mio più grande successo finora? Quale? Il mio più grande successo. Sei tu. Jude, dobbiamo andare. Ci incontreremo ancora, Jude. Dark! Mi dispiace, Jude. Vorrei stringerti la mano, ma... Non preoccuparti. Vuoi dire che non riesci nemmeno a muovere le mani? Jude, grazie a te siamo finalmente tornati a noi stessi. Ne sono felice e sono finalmente riuscito a provare cosa significa essere come te, anche se solo per un momento. Quando ci saremo ripresi, giocheremo ancora insieme. Certo, non vedo l'ora. Stai bene, Kevin? Sì, perché si preoccupano tutti per me in questo modo? Sembri messo male, ragazzo. Di sicuro non riuscirai a giocare per un po'. Sto bene, tornerò sano come un pesce in men che non si dica. Mi dispiace, Kevin, ma non posso farti giocare in queste condizioni. La squadra sarebbe troppo preoccupata per te e per giocare al meglio. Devo escluderti per il loro bene. Per la squadra? Ok, ho capito, sono fuori. Kevin! Mi dispiace, ma l'allenatrice ha ragione. Non c'è niente da fare, Sean. Conto su di te come cannoniere della Raymond. Noi ritorneremo presto a giocare nella squadra, vedrai. Noi? Stai parlando di Axel? Sì, intendevo proteggere la squadra fino al ritorno di Axel, ma immagino che dovrò lasciare fare a te. Certo. So che tornerai, Kevin, ti aspetteremo. Sacrificare qualunque cosa pur di avere la squadra più forte. È esattamente quello che sta facendo mio padre. Avrebbe dovuto ritirare la squadra, Lina. È dovere dell'allenatrice proteggere i giocatori, inclusi quelli della squadra avversaria.
Mi assumo tutte le responsabilità per ciò che è successo ai giocatori. Ma guardi quello che è accaduto a Kevin, mi può promettere che non avverrà mai più? Che altro potevo fare? Io devo vincere, le conseguenze non hanno importanza, è una guerra questa. E io che pensavo che lo scopo di questa guerra fosse proteggere le persone. È davvero questo il risultato a cui aspirava? Perché arrivare fino a tal punto? Mi scusi. Ancora una cosa. Non ha finito? Ha ancora quel misterioso ciondolo che il ragazzo ha ricevuto dai rapitori? Sì. Le dispiace se lo prendo? Vorrei farlo analizzare come si deve. Qualcosa non va? Intende analizzare questo? Sì, o c'è qualche ragione per cui non vorrebbe che fosse analizzato? Nessun problema, ecco, lo prenda. Arrivederci. Cosa sta nascondendo, allenatrice? Non importa a chi lo darà, non troverà nulla. Non riuscirà a scoprire nulla su quella pietra. Capisco, quindi c'era una connessione tra Ray Dark e l'Alius Academy. Sì, signore, abbiamo appena ricevuto il rapporto dal Detective Smith. Dunque, quanto è potente l'Alius Academy? Primo Ministro, abbiamo consegnato nel suo ufficio il rapporto che aveva richiesto. Grazie, Stevens. Un rapporto, signore? Sì, c'era qualcosa che mi preoccupava. Si tratta di un tragico incidente. Qualche anno fa, all'estero, un ragazzo è morto giocando a calcio. Le voci dicevano che fosse rimasto ucciso perché era coinvolto in qualcosa di losco, ma... stranamente, nessuno fu mai arrestato o accusato del crimine. Il cognome del ragazzo era Schiller, magari era imparentato con un altro Schiller. Non intenderà mica il direttore della megacorporazione, Astram Schiller. Precisamente, e mi pare che Schiller fu coinvolto in uno scandalo internazionale proprio in quello stesso periodo. Non è più apparso in pubblico da allora. Sono sicuro che c'è una connessione tra i due episodi. Deve esserci. Signore, Ray Dark e l'Absolute Royal Academy sono stati sconfitti, ma la prego di non preoccuparsi. Abbiamo già messo in atto il nostro prossimo piano. Ah, finalmente. Ora le cose si fanno interessanti. Wells, ascolta questa domanda. Sì. Non pensi che l'infinità dello spazio sia proprio affascinante? Certamente. Dopotutto... ne sappiamo così poco, non è vero? Andiamo a Naniwaland, a Osaka, a cercare la base dell'Alius. Chi avrebbe immaginato che fosse qui? Scopri di più nel prossimo capitolo, Un giro in giostra. È ora di allenarsi! Devo dire, tralasciando che ho pareggiato e quindi ho dovuto rifare la partita, che questo episodio è molto bello, però mi piace anche il fatto che in realtà vi ho fatto vedere, anzi non vedere, ma vi ho detto che ci sono due modi di fare questa partita. Vincerla la prima volta, ed è in realtà il modo in cui volevo farlo, però non fa niente, ormai è andata così. La seconda volta il gioco veramente tiene conto della prima partita, io pensavo che non tenesse conto e che vi facesse rifare la stessa partita con gli stessi script, invece no. Nella seconda partita King a volte utilizza il morso della belva, altre volte no, e invece Sanford non tira mai il pinguino imperatore perché già l'ha tirato nella partita prima, quindi è stanchissimo, e invece non potete nemmeno mettere Kevin in campo perché si è infortunato nella partita che avete fatto prima. Quindi il gioco veramente tiene conto di quello che fate.
Comunque è bello veramente. Non vado avanti perché sennò dobbiamo ancora leggere, quindi questo episodio poi arriva a durare 90 minuti. E quindi ragazzi io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, lasciate un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.